Passo la parola adesso a Vanessa Roghi. L'intervento è l'immagine pubblica. Buonasera, come va? Buonasera, tutto a posto. Ti cedo la parola. Grazie mille. Scusatemi, io appunto sono stata presente a fasi intermittenti un po' per la mia difficoltà veramente oggi di connettermi, un po' perché quando sono stata invitata a partecipare a questo bellissimo convegno, importantissimo, non avevo calcolato che il 22 ottobre era il giorno che precedeva il 23 ottobre, ovvero la data del centenario di Gianni Rodari, di cui quest'anno, insomma, su cui ho scritto la biografia, e che è proprio domani. Quindi per me oggi è stata un po' una giornata che ho cercato di seguire tutto il convegno e parallelamente di fare una serie di cose, insomma, legate a questo centenario. Quindi perdonatemi veramente se sono stata intermittente. Grazie davvero di avermi invitata, diciamo, a partecipare a quest'altro appunto importantissimo centenario, nel quale io mi permetto di intervenire, diciamo, come persona che da tanti anni si occupa di rappresentazione pubblica della storia e non mai nello specifico della figura di Nilde Iotti. Quindi consentitemi appunto di appoggiarmi alle vostre ricerche, soprattutto ovviamente a quella di Luisa Lama, per invece fare un ragionamento proprio sulla rappresentazione pubblica, che invece è più il mio specifico. Consentitemi anche di partire da, diciamo, un fatto, insomma, come dire, personale, nel senso che scrivendo la biografia di Gianni Rodari mi sono trovata ad imbattermi poi invece in una polemica che vide Nilde Iotti con un ruolo centrale, cioè la polemica del 51 sui fumetti. Quella è una polemica che tutti i giovani lettori di fumetti in Italia conoscono, perché appunto vide Iotti protagonista di un attacco ai fumetti americani, che in quel momento erano considerati, diciamo, dalla gran parte degli intellettuali, dei politici italiani, qualcosa di profondamente deleterio. Iotti scrisse su Rinascita un articolo molto interessante su questo, che devo dire, tolto dalla polemica, lascia invece capire la grande complessità del suo sguardo sulla politica culturale, che probabilmente è qualcosa sulla quale forse avrebbe potuto andare forse più a fondo se il partito gliel'avesse concesso o, insomma, fosse stato un suo interesse, perché lì davvero dimostra una capacità di maneggiare questioni che hanno una rilevanza per quel momento centrale con una grande intelligenza che non è appunto quella che poi invece normalmente oggi viene rievocata, diciamo, di quella polemica, cioè la fedeltà alla linea, no, del partito. Infatti poi dopo interviene Rodari e poi Togliatti nella postilla riprende le motivazioni di Iotti. Ma è davvero uno sguardo di lungo periodo sulla storia della letteratura per l'infanzia che io continuo a trovare ancora adesso veramente molto interessante. Io condividerò con voi, insomma, per stare nei tempi e vedere insieme un po' il percorso che ho cercato di compiere, un PowerPoint. Proverò a farlo, diciamo, malgrado non sia proprio un mostro della tecnologia, quindi scusatemi, cerco di condividere. Lo vedete? Cosa vedete? Vedete il PowerPoint o me? Il PowerPoint. Fantastico. Ok, allora cerco di partire, diciamo, dall'inizio. E l'inizio è questo fotogramma tratto dalla recente storia di Nilde. Questa docufiction che è uscita, come insomma tutte voi saprete, nel 2019, una produzione, diciamo, una coproduzione con la RAI, diretta da Emanuele Imbucci, appunto. Ho scelto questo fotogramma perché mi è sembrato particolarmente significativo e poi magari ci ritornerò su questo fotogramma. In questo fotogramma abbiamo la giovane Nilde Iotti e la giovane Teresa Noce, che nel 1946 si incontrano in Parlamento, stanno per andarsi a fare quella foto che vedremo, insomma, di lì a poco, e nel loro incontro c'è
la scrittura, diciamo, da parte dello sceneggiatore della reciproca stima nella quale in qualche modo le due donne si riconoscono, si fanno i complimenti, dicono ho soltanto fatto il mio dovere e vanno verso appunto la fotografia e l'inizio della loro grande carriera, diciamo carriera, della grande stagione, diciamo, politica che le sta attendendo, cioè quella appunto della Costituente. Ora, la cosa che si nota in questa fiction, che è una fiction, diciamo, uscita adesso e quindi pensata per un pubblico contemporaneo che in qualche modo, alla quale in qualche modo è rivolta questa rappresentazione di una figura del Partito Comunista, è l'avvenenza delle due protagoniste. Ora, veramente ci tornerò su questo, però questo è un dato su cui riflettere, che fa riflettere, diciamo, all'interno, a mio giudizio, in relazione anche a un altro dato, sul quale poi anche su questo tornerò alla fine, cioè come negli ultimi 30 anni è stata raccontata la storia del Partito Comunista dalla televisione e comunque dai mezzi di comunicazione più in generale. Vado avanti. Sempre appunto nella slide vedete appunto in basso il fotogramma nel quale viene ricostruita, diciamo, la famosa foto del 46, in alto l'originale. Torno un secondo indietro, cito Luisa Lama, estate 46, dal color seppia di una rara foto d'epoca si affaccia sorridente il volto di una giovane Nilde Iotti, per la prima volta ritratta nella sua veste di costituente. Non è sola, al suo fianco compaiono altre figure femminili, alcune sono sedute accanto a lei su un accogliente divano, altre sono in piedi alle spalle, sono tutte colleghe, deputate o senatrici, comuniste e democristiane elette per la prima volta al Parlamento. I visi sereni e composti che quelle donne ostentano con fierezza stanno a testimoniare una novità dirompente per la democrazia e per il costume del paese. Solo da un anno la legge italiana ha riconosciuto il suffragio femminile. Loro sono le prime a entrare come onorevoli nell'aura austera di Montecitorio. Prendiamo quello che in quel momento appunto emerge e facciamo, insomma, e andiamo allora a quella fase storica dai giornali mainstream. Giornali mainstream sui quali appunto vorrei immediatamente soffermarmi perché purtroppo, avendo preparato questa relazione, diciamo, in questo anno di lockdown e di grande difficoltà ad accedere ad archivi e biblioteche, non ho potuto fare delle copie di uno dei primi quotidiani che ovviamente si occupa di Nilde Iotti, che L'Era Nuova, il giornale popolare di Reggio Emilia, che era appunto nato nel 19 e che poi nel 45-46 riprende a uscire e che, in quanto appunto giornale popolare di Reggio, dedica a Nilde Iotti numerosi approfondimenti noti, e ce li racconta anche questi Luisa Lama, sono quelli relativi per esempio al discorso che Iotti fa sulle inutili maestrine, oppure appunto che è appunto in un'intervista del 46 nella quale questa frase viene estrapolata da un discorso generale sul rapporto tra scuola pubblica e privata e inserita all'interno ovviamente della battaglia politica del momento. Quindi, diciamo, ci si inizia a occupare di Iotti seriamente, per così dire, nei giornali mainstream, in questo caso nel Corriere della Sera, però nel Corriere della Sera proprio in relazione inizialmente ai temi di cui si occupa dentro appunto l'Assemblea Costituente. In questo caso abbiamo appunto la questione dei salari. Ancora nel 46 di Iotti su Corriere della Sera appunto si parla esclusivamente in questo senso. Nel 47 esce questo articolo che si chiama La Primavera a Montecitorio. Siamo ancora in una fase di convivenza pacifica, diciamo per così dire, fra i comunisti e i democristiani. Il Corriere della Sera racconta questa primavera a Montecitorio con la blusetta scozzese dell'onorevole Nilde Iotti di un tenero verdino, proprio il colore dei prati al risveglio della primavera. E sente di primavera l'amabile schermaglia fitta di cavallereschi omaggi agli avversari che echeggia nei dotti discorsi sulla Costituzione.
Quindi appunto una immagine che rappresenta con i toni, insomma, del giornalismo mondano di allora questa grande novità del costume, che è quella lì, come, così come viene letta, diciamo, in articoli come questa, dell'ingresso delle donne all'interno del Parlamento, e in questo caso appunto le donne portano la primavera anche nei comportamenti, diciamo, dei colleghi che parlano di cose serie insieme a loro come se fossero amabili schermaglie. Ancora non è arrivata sulla stampa mainstream, in questo caso appunto il Corriere della Sera, quella che già i compagni di partito chiamano l'immorale comportamento della compagna Iotti, no? Che i primi strali, i primi attacchi arrivano proprio Reggiana, da appunto è Otello Montanari, no? Che ci racconta appunto di come nasca proprio da lì la prima, diciamo, il primo attacco che definisce l'immorale comportamento della compagnia Iotti, appunto immorale. Per cui, però, appunto, parallelamente, lì eravamo il 7 aprile, qui siamo al 13 aprile, c'è il Travaso che invece inizia ad attaccare Iotti. La cosa interessante è, vi ho messo accanto queste due vignette, che sono una del 47 e una del 54, come diciamo la rappresentazione di Nilde Iotti cambia. Nella prima, appunto, per anni, insomma, ovviamente lo sappiamo, lo sapete tutte quante, Iotti sarà definita la segretaria di Togliatti, e qui infatti in quella del 47 la segretaria ha proprio le fattezze di una segretaria che, così come era nell'immaginario dell'epoca, mentre appunto la moglie di Rita Montagnana è rappresentata secondo lo standard anch'esso della satira dell'epoca, cioè col mattarello in mano. Mentre nella seconda ormai la coppia è considerata appunto tale una coppia, e Nilde Iotti diventa una donna più somigliante, diciamo, a quella che è nella realtà. Ma appunto la vita di Nilde Iotti in questi primi anni si alterna davvero all'interno di un bombardamento che possiamo definire appunto di satira avversa e di fuoco amico. Un fuoco amico che in qualche modo procede molto più spesso per elusione, per assenza, che non per attacco diretto, no? Appunto l'immorale comportamento, scusate, emerge più che altro nei discorsi, ma poi appunto negli organi di partito Nilde Iotti in qualche modo si preferisce tenerla lontana. Per esempio, appunto, c'è questo numero di Noi Donne, di cui parla anch'esso Luisa Lama, nel quale c'è un ritratto familiare di Rita Montagnana, un ritratto familiare nel quale si parla di lei, del figlio, e appunto nel quale si elude completamente la questione della separazione dal marito, e quindi ovviamente si cancella il problema. Ovviamente il gossip, quello nemico sempre del Travaso, va avanti, e certo non si perde d'animo. E però appunto parallelamente continua invece il racconto della attività politica di Nilde Iotti. In questo caso appunto abbiamo il racconto dell'Assise della Pace, appunto nel quale Iotti insieme ad altre compagne di partito, vedete appunto c'è Sibilla Leramo, così vengono definite battagliere donne, e quindi ancora c'è una narrazione che in qualche modo è legata davvero al periodo precedente a quello, insomma siamo nel marzo del 48, ancora non ci sono state le elezioni, e quindi c'è ancora una visione abbastanza diciamo non critica del comportamento di Nilde Iotti. Mentre appunto dopo le elezioni del 48, ma adesso lo vedremo, cambia completamente lo sguardo sulla politica verso le donne del Partito Comunista e appunto della stessa Nilde Iotti. Qui abbiamo, l'ho messo insomma per dovere di cronaca, l'europeo, perché all'europeo del 49 e poi a un altro numero dell'europeo di molti anni dopo si deve il racconto di Nilde Iotti che cambia completamente di segno, ma lo vedremo. E qui invece appunto siamo già nei primi anni 50, appunto la rottura della coalizione, insomma, costituzionale c'è stata,
il Corriere della Sera mette in campo appunto questo racconto che si consoliderà sempre di più nel corso degli anni, che parla proprio delle due campane del PC quando si rivolgono alle donne. Iotti diventa in qualche modo il correlativo oggettivo di questo modo di guardare il PC, le donne del PC e la politica del PC quando si rivolge alle donne, appunto, come una doppia politica, cioè questa doppiezza di atteggiamenti, questa tattica differenziata che è predominante nel racconto della politica dei comunisti, prende proprio Iotti come campione, ovviamente nascondendone il motivo in modo esplicito, però appunto citandola sempre quando si parla di morale, sposarsi, matrimonio e via dicendo. Andiamo avanti. Su questo ho trovato veramente molto interessante un articolo di Indro Montanelli del 29 aprile del 1954 che si intitola La pagella di Marisa, doppio volto dei rivoluzionari sul serio. Contrariamente a quanto credono molti intellettuali marxisti, proprio gli atteggiamenti borghesi di Togliatti, felice che la sua figlioccia sia la prima della classe in religione, dimostrano che egli è un uomo veramente pericoloso. Iotti, come compagna che sostituisce la moglie e fa fare i compiti a Marisa, nella tradizione dei leader marxisti, conservatori in casa e rivoluzionari fuori. Devo dire che su questo sguardo appunto di Montanelli si fonda gran parte poi del giudizio anche successivo che verrà poi fatto proprio anche dalla tradizione liberale, e poi penso anche per esempio dai radicali durante le campagne degli anni 70 nei confronti appunto della doppia morale comunista. In questo caso ormai è sdoganato appunto il rapporto Iotti-Togliatti, Montanelli proprio fonda sullo studio della domesticità, diciamo, di questo rapporto l'idea che esista proprio questa doppia morale. È interessante questo capovolgimento, no? Perché quello che dovrebbe ed è in effetti la, come dire, complessa e però ancorché serena scelta della coppia, no? Che affronta tutte le difficoltà del caso vivendo pubblicamente senza sotterfugi il loro rapporto, appunto, viene non tanto condannata secondo una morale cattolica e tradizionale, ma appunto, scavalcata a sinistra da Indro Montanelli, che individua in questa ricostruzione fittizia della famiglia davvero un sintomo di questa doppia morale. Nel 1956 ho ovviamente tralasciato per motivi di tempo tutti gli articoli che riportano tutte le discussioni in seno al Partito Comunista e soprattutto alla Federazione Reggiana rispetto a ogni ricandidatura di Nilde Iotti. È proprio un motivo costante quello lì di sottolineare tutte le volte che c'è da scegliere una lista elettorale o appunto una candidatura, il fatto che si è fortemente in crisi sulla scelta di Nilde Iotti. Sappiamo che molto spesso questo è anche vero, ma certo appunto non ne fanno passare neanche una, soprattutto nel 1956, appunto in seguito poi intorno all'invasione dell'Ungheria. E addirittura si parla appunto di un caso Iotti e si scrive: la base del partito non si è ancora abituata alla disinvoltura sentimentale dei suoi dirigenti. Siamo nel 1958, Secchia, Nilde Iotti e Teresa Noce al centro della polemica, altri rinunciano alla candidatura per non fare l'autocritica. Quindi appunto qua in realtà siamo veramente di fronte ad un attacco più frontale, siamo alla fine del 1958 e che paradossalmente appunto ritorna ad emergere in modo carsico ogni qualvolta serva, perché abbiamo visto che invece nel 54 la questione sembrava superata e Montanelli, dalle pagine dello stesso Corriere della Sera, appunto sembrava fare pace con la coppia.
Poi c'è un aspetto interessante, quello l'ho trovato molto insomma sui rotocalchi, ma anche appunto sullo stesso cordiere, che sono invece gli approfondimenti di costume. Anche in questi, diciamo, la visione della segretaria Nilde Iotti, come dire, accompagna questa immagine del leader dall'interno. E questo vedremo diventerà un cavallo di battaglia, diciamo, della RAI, che quando inizierà a raccontare la figura di Togliatti negli anni successivi, userà sempre Nilde Iotti per entrare nel dettaglio, della sua vita privata. Questo è molto interessante, il 2 maggio del 1958, appunto, perché è un altro dei temi, insomma, come è stato raccontato anche oggi, rispetto poi al suo rapporto con il cattolicesimo e con i cattolici, è quello di far emergere periodicamente, una crisi di coscienza che in qualche modo l'indurrebbe ad abbandonare addirittura il comunismo. E è interessante, Togliatti, interrogato in proposito, si è limitato a sorridere e a chiamare visionari coloro che gli avevano rivolto la sconcertante domanda. Andiamo avanti, appunto, finalmente si parla di Iotti in relazione alla sua proposta di legge per la pensione alle casalinghe. Questo passaggio, per esempio, è anche riportato nella fiction, questa, da cui sono partita, questa storia di Nilde nel 2019, e devo dire forse è uno dei pezzi meglio riusciti perché riporta proprio le voci delle casalinghe di quel momento. In realtà, appunto, nella ricostruzione storica dei tardi anni 50, è molto difficile ritrovare, soprattutto nei mezzi di comunicazione, i movimenti sociali, no? Il 58 è unanimemente per la televisione, per il documentario storico, normalmente l'inizio del boom economico, appunto la voce delle casalinghe che invece viene riportata nella docufiction, questo è il 2019, devo dire, riporta un elemento di crisi e di conflittualità all'interno di una narrazione che è abbastanza univoca anche da un punto di vista storiografico rispetto all'inizio del boom economico. E qui appunto entra in campo la televisione. Nilde Iotti va in televisione per la prima volta il 7 febbraio del 1962, come diciamo invitata a parlare appunto di cosa? Delle donne nei partiti politici, ciò che fanno e ciò che vorrebbero fare. Le tribune politiche chiaramente sono una rivoluzione della televisione dei primi anni 60, lo sapete, insomma, nascono nel 61, Enzo Biagi è la nascita del secondo canale e la direzione di Enzo Biagi a inserirle all'interno della televisione. Fino a quel momento non era stato mai possibile appunto che tante figure dell'opposizione passassero in televisione. Le donne nei partiti politici è un programma che varrebbe la pena vedere integralmente, ma purtroppo appunto non abbiamo tempo. Continua intanto la battaglia, ma la campagna del Corriere della Sera, sempre sulla doppia morale comunista, e sempre Iotti ne è una campionessa, emancipate ma con discrezione le donne del Partito Comunista. E invece, appunto, una nota intervista di Renato Rascel nella rivista Successo del marzo del 62 prende proprio Iotti come interlocutrice per parlare delle ragazze moderne. Qui, insomma, è chiaro che sta accadendo qualcosa da un punto di vista proprio, non tanto ovviamente di carriera, chiamiamola così, insomma, di storia politica di Nilde Iotti, che ovviamente vista dal suo punto di vista, o dal punto di vista della politica, o dal punto di vista del PC, non ha una cesura ovviamente così visibile, ma per chi come me si occupa invece di rappresentazione e guarda l'emittente, ovviamente senza andare ad approfondire più di tanto la biografia del rappresentato, è chiaro che si capisce che nel 61 questa nuova ventata, diciamo, c'è cioè la nascita di Rai 2, il centro-sinistra e soprattutto appunto la possibilità
di un maggiore pluralismo, in televisione trasforma Nilde Iotti in un personaggio interessante per i mezzi di comunicazione. Intanto l'abbiamo visto nella tribuna politica, insomma, è comunque appunto inquadrata sempre con grande attenzione, insomma piace, Nilde Iotti evidentemente piace alle telecamere e questo si vede anche appunto in questa intervista che le fa Rush il suo successo nel 1962, in fondo appunto è buffo invitarla a parlare di ragazze moderne, no? Una donna che comunque nel 62 non si può certo più dire una ragazza. E poi appunto la consacrazione, la famosissima intervista sull'Europeo con di Oriana Fallaci. Qui c'è un altro elemento che diventerà davvero una costante nella rappresentazione pubblica di Nilde Iotti. Siamo sempre nel 62, Togliatti ancora non è morto. E Nilde Iotti sceglie di farsi vedere spessissimo con la figlia adottiva Marisa Malagoli. Questa, vedremo, è una scelta che si ripeterà spesso poi anche nelle interviste televisive. Io la trovo molto bella questa scelta che lei evidentemente fa di, come dire, decide di farsi rappresentare come personaggio pubblico in un articolo che si intitola appunto La passionaria italiana con accanto la figlia, ancorché appunto adottiva. E niente, e ci torneremo su questo. Togliatti è morto. Non c'è bisogno, insomma, di parlare della rappresentazione della morte di Togliatti, del funerale, non c'è bisogno di parlare delle fotografie che furono fatte in quel momento e di come appunto la notizia fu data. Riporto soltanto questa interessante prima pagina nella quale, come vedete, in basso a destra abbiamo la foto appunto di Nilde Iotti e Marisa Malagoli e però accanto in taglio centrale la notizia alla moglie e al figlio Aldo. Insomma, ormai appunto i due volti, le due storie convivono pienamente in una pagina così ufficiale appunto come quella che è relativa alla morte. Però appunto l'abbiamo visto... Iotti è diventata, diciamo, Iotti prima della morte di Togliatti, cioè, insomma, spesso, no? È stato detto, soprattutto nella rappresentazione pubblica, che in qualche modo lei fosse fiorita dopo la morte di Togliatti, mentre appunto invece lei è già personaggio nel momento, e personaggio politico evidentemente molto apprezzato anche prima della sua morte. E qua è ancora un altro di quegli articoli, insomma, interessanti, sempre sulla doppia morale, casa e partito, e qui invece iniziano appunto le presenze di Nilde Iotti in televisione. Vi faccio vedere insomma dei piccolissimi passaggi. Questo è il 17 maggio del 69 ed è il dibattito sul divorzio. E da parte della maggioranza della popolazione, anche e soprattutto direi da parte dei giovani, il matrimonio è concepito soltanto quando esista un sentimento da parte dell'una e dell'altra persona che vogliono contrarre il matrimonio. Cioè la base del matrimonio è il sentimento. E da parte della maggioranza, scusatemi, della base del matrimonio è il sentimento. Ah, scusatemi, si è tagliato male, è il sentimento, ovviamente. E questo dibattito del 69 è anche questo una fonte interessante. La televisione non dà alcuna informazione, diciamo, specifica sul divorzio, che diventa un argomento abbastanza bandito dal dibattito pubblico televisivo. L'unico spazio sono appunto le tribune elettorali e fra queste il programma TV7. E Nilde Iotti è una delle poche voci che viene invitata appunto in TV a parlare di divorzio. Diventa anzi addirittura per la RAI una bandiera del divorzio, lo vedremo di qui a poco. Volevo invece ritornare su questa sua scelta di farsi intervistare accanto a Marisa. Questo è un bellissimo, bellissimo programma RAI del 74 sul memoriale di Alta, e trovo che sia anche qui molto bella la scelta di intervistare le due donne entrambe su quello che è appunto sulla scrittura del memoriale. Credo che sia stata una scelta molto, insomma,
molto chiara questa di parlare insieme a due voci. Qui siamo in un altro interessante programma televisivo, un programma nel quale sono tutti uomini invitati, l'unica donna è Nilde Iotti per rievocare l'articolo 7 della Costituzione. Che cosa aveva rappresentato e cosa rappresentava il concordato per i comunisti della vecchia generazione? Indubbiamente quello era un problema, perché soprattutto, ripeto, alla periferia del partito più che al centro, perché questi avevano vissuto non solo la guerra di liberazione, come l'avevamo vissuta anche noi giovani, ma avevano vissuto l'esilio, la persecuzione fascista, eccetera. E quindi per loro il momento del concordato non era stata la soluzione della questione romana, ma era stato un rafforzamento del fascismo attraverso l'appoggio della Chiesa. Anche questa è veramente una trasmissione che varrebbe la pena recuperare e vedersi tutta quanta, perché in un consesso esclusivamente maschile, all'interno di un programma nel quale i consulenti storici sono tutti uomini, comunque la voce di Nilde Iotti appare come l'unica voce femminile autorevole non solo a parlare del presente, ma anche ad interagire col passato. Qui siamo nel 74, la RAI da pochi anni ha iniziato una serie di programmi di ricostruzione del passato recente che non hanno più, diciamo, un taglio nostalgico come era stato fino ai primi anni 60, e molte sono le occasioni nelle quali Nilde Iotti è invitata appunto come testimone d'eccezione a rievocare i primi anni della Repubblica, ovviamente, e della Costituente. Qui ancora una volta la vediamo invece interprete, ovviamente a favore del referendum sul divorzio. Dobbiamo pure renderci conto che quando si tratta, diciamo, di casi non anormali come quelli che io ho citato, può succedere che una famiglia non riesca a reggere insieme, che due persone si ritrovano dopo un po' di tempo o indifferenti o peggio ancora animati da rancore, da odio e spesso anche da violenza. Sono famiglie che non reggono. Qui le famiglie non esistono più e la legge per il divorzio si riferisce esclusivamente alle famiglie che non esistono più nella realtà, che non esistono più nei sentimenti delle persone. Ma che vogliamo? Continuare a mantenere legati un uomo e una donna che insieme non vogliono più stare? Tanto è vero che insieme già legalmente vivono l'uno da una parte e l'uno dall'altro da almeno 5 anni. Li vogliamo continuare a tenere legati? Ma che senso avrebbe tutto questo? Io credo che sarebbe mancare a un sentimento di umanità e di responsabilità in quanto politici nei confronti della popolazione del nostro paese. Lasciatemi dire soltanto che questo dibattito ha smentito sia il cliché della donna tigre sia quello della fragile donna indifesa. Grazie. Comunque nessuno dei due lo è fragile. Qua c'è il confronto appunto fra Franca Falcucci e Nilde Iotti, e questa battuta finale di Nilde Iotti, comunque appunto nessuna delle due è fragile, e l'inquadratura su Falcucci che sorride, beh insomma è una vittoria secca di Nilde Iotti all'interno di un dibattito nel quale comunque le donne comuniste hanno un ruolo che è messo in ombra appunto dai movimenti, dal femminismo, l'abbiamo sentito, e sicuramente insomma tutti gli italiani e le italiane che guardano invece la televisione sentono nelle parole di Iotti, nella sincerità delle parole di Iotti, sicuramente anche la sincerità e la della sua vita e delle sue scelte. E devo dire, questa è insomma sicuramente, da un punto di vista strategico di immagine, una scelta assolutamente vincente, anche se ovviamente insomma pienamente sincera. E qua stiamo entrando in una televisione di tipo diverso. Questo è Bontalloro, è il 1977, Maurizio Costanzo. Scusate, nella costruzione del PowerPoint non so perché il video è andato un po' in basso. E qua Iotti inizia a ricostruire la sua di biografia, quindi non è più Nilde Iotti che parla della biografia di Togliatti o della biografia politica del paese, ma finalmente nel 77, anche complice insomma il movimento femminista, parla di sé. La famiglia era di tradizioni socialiste, era di persone molto modeste e non si erano sposate in chiesa. Ma quando negli anni 20 si trattava di mandare me, che ero una
una bambina nell'organizzazione dei giovanili fasciste, mio padre preferì mandarmi nell'organizzazione religiosa. Diceva, meglio preta che fascista. Meglio preta che fascista, una frase insomma molto nota che viene spesso citata appunto nei documentari, nelle fiction. Qua abbiamo nel 1984 un altro noto passaggio nel quale non solo Iotti parla di sé, non solo Iotti parla di sé e della sua biografia, ma appunto all'interno di un programma che è una ricostruzione delle carriere politiche di De Gasperi e Togliatti, entra appunto il privato. Era il primo periodo in cui vivevamo insieme, quindi anche tutte le scomodità di una sistemazione così provvisoria erano superate dal fatto che per la prima volta avevamo una vita comune. Le stanzette erano quelle là in fondo, c'era uno studio, una camera da letto e una cucina. Ho volutamente saltato ovviamente l'elezione a presidente della Camera, la cui insomma, che è nota, notissima a tutti quanti, e che è stata oggetto di numerosi interventi oggi, per invece appunto concentrarmi su come si riesca anche dopo l'elezione, diciamo, di Nilde Iotti a presidente della Camera a trovare il modo comunque di parlare accanto appunto a questo aspetto istituzionale, di continuare a mantenere di lei appunto anche questo aspetto privato. E colpisce la seconda parte di questa intervista, nella prima appunto parla della casuccia di Botteghe Oscure, nella seconda colpisce la domanda del giornalista che gli dice questa, chiamiamola, storia d'amore. Invece questa, chiamiamola storia d'amore, quando nacque? Io facevo parte, come del resto Togliatti, della commissione del 75, che redasse il progetto di Costituzione. Lì ci vedevamo ogni giorno, ma cominciò da quella comunanza di lavoro, un sentimento diverso che poi naturalmente si sviluppò. Che cosa destò in lei questo sentimento? Cos'era l'intelligenza, il fascino del capo? No, certo, c'erano anche queste cose. In definitiva io non so rispondere. Si sa rispondere perché ci si innamora di un uomo? È molto bella questa intervista, perché appunto contrappone a quello che ancora nell'84 è di fatto un moralismo, insomma, della televisione pubblica, questa chiamiamola storia d'amore, la grande intelligenza, autoironia e anche, devo dire, insomma, estrema grazia con cui Nilde Iotti risponde alle domande stupide appunto che le vengono poste dal giornalista. Anche questo questa, insomma, ormai siamo nell'84, la televisione privata sta per esplodere e il rapporto dei politici con la televisione cambia. Questo insomma è stato molto ben rappresentato, raccontato da Edoardo Novelli, come i politici entrano in TV per fare cose assolutamente inaspettate, ma soprattutto in luoghi completamente inaspettati. La presidente della Camera, Nilde Iotti, va a parlare di politica da Raffaella Carrà. Siamo qui, pure le quattro strada, ecco, gli stadio gentilmente si alzano, eccoli qua. Grazie. Ah, veramente io la vedo sempre in televisione. Oh, dunque, in questi ultimi mesi lei è diventata ancora più popolare per essere la più accanita sostenitrice di una proposta per ridurre drasticamente, addirittura se non dimezzandoli, deputati e parlamentari e senatori. Senatori. Ecco. Perché? Nel 48, quando entrò in vigore la Costituzione, non uscivamo dal fascismo, c'era la necessità di ristabilire un rapporto, un tessuto democratico con la società. Ma adesso ci sono consigli regionali che sono stati eletti nel 70, consigli provinciali, consigli comunali. Siamo cioè di fronte a una società molto più articolata, una democrazia più articolata. Allora io ritengo che il numero dei parlamentari sia davvero troppo alto. Ovviamente questo suo intervento appunto da Presidente della Camera a Pronto Raffaella davvero ci racconta proprio di una trasformazione
che non riguarda soltanto Nilde Iotti, ma riguarda proprio il rapporto degli italiani con la politica. Voglio però tornare indietro per arrivare verso la conclusione di questo, spero, insomma, breve intervento, ma troppe sarebbero state le cose da dire e da prendere in considerazione, a ritornare ad un programma del 1973 che si intitola Quel giorno e parla dell'attentato a Togliatti. Perché ne voglio parlare in chiusura? Perché questo programma è interessante per due motivi. Il primo, perché appunto, come vi dicevo, la RAI dalla fine degli anni 60 inizia a non solo raccontare storie recenti, diciamo, della Repubblica, ma anche molto spesso a trasformarle in fiction, appunto, proprio in vere e proprie docu-fiction. Quello che fa Nilde Iotti nel 1973 in questa trasmissione è qualcosa di davvero inedito, non soltanto per lei, ma per i politici, insomma, più in generale, cioè quello di prestarsi ad un principio di finzione. Guardatela. Alle 11.40 Togliatti lascia l'emiciclo in compagnia dell'onorevole Nilde Iotti. Stavamo andando alla direzione del partito. Ti ricorda che cosa stesse accadendo in aula quella mattina? Niente di particolare. Si era concluso il giorno prima un drammatico dibattito di politica estera in cui Togliatti era intervenuto con un discorso in cui tra l'altro aveva affermato che se il governo avesse portato il nostro paese alla guerra noi avremmo chiamato il popolo alla rivolta. Quella frase venne ripresa in quella stessa giornata del 14 luglio in un editoriale di Andreoni sull'Umanità, in cui si diceva che in quel caso non bisognava mettere Togliatti solo metaforicamente al muro. Ecco, a parte questo articolo di Andreoni, ci fu qualche cos'altro che lasciava presagire la possibilità di quello che stava per accadere? Niente di particolare. Certo, c'era il clima uscito dalle elezioni del 18 aprile del 48, che era un clima forsennatamente anticomunista, ma niente di particolare che ci potesse far pensare che di lì a poco vi sarebbe stato un attentato. Minacce, lettere, telefonate? Non più del solito. Senta, c'era una particolare sorveglianza attorno all'onorevole Togliatti? Sì, c'era un compagno che era incaricato di accompagnarlo, però bisogna dire che l'onorevole Togliatti sopportava con una certa insofferenza questo fatto e quando poteva cercava di sfuggire, magari uscendo da una porticina laterale del Parlamento per andare un po' in giro per Roma, come gli piaceva molto fare. Si ricorda di che cosa stavate parlando? Di una cosa molto semplice, di uno scaffale di libri che dovevamo sistemare nella casa dove avevamo traslocato da poco tempo. Buongiorno. Ricorda se avete incontrato qualcuno? Incontrammo qui sulla porta della camera il giornalista Villata e ci fermammo a salutarlo un momento. Noi percorremmo, uscendo da questa porta, pochi passi, arrivando grosso modo. Scusate, si deve essere impallata la clip. E... strano perché va avanti. E vabbè, comunque, insomma, purtroppo quello che non riesco a farvi vedere è come Nilde Iotti, appunto, continui a raccontare questa cosa mentre, appunto, la RAI faccia quella che allora si chiamava ricostruzione e che oggi, appunto, si chiama di fatto docufiction, cioè mettere in scena l'attentato di Pallante. Ora, questo documentario del 1973, questa docufiction del 1973 diventa la base su cui ora nel 2019 viene non solo ricostruita la scena dell'attentato da appunto la docufiction Storia di Nilde, ma appunto essendo una docufiction vengono riprese alcune inquadrature, per esempio il sangue per terra o per esempio appunto l'attentatore
parlante. È interessante, diciamo, questo gioco, questo rapporto, diciamo, fra fonti storiche e ricostruzione, e però appunto vediamo non ha niente di originale, ovviamente, perché già nel 1973 con Nilde Iotti in persona era stata compiuta la stessa operazione, cioè appunto quella lì di ricostruire alcuni momenti centrali della sua biografia attraverso una fiction. Questa fiction del 73, diciamo, ripresa oggi, è una delle tante che questa storia di Nilde riprende all'interno di un impianto, di una ricostruzione che vuole alternare appunto momenti di scrittura che sono tutti quanti apparentemente, insomma, salvo alcuni passaggi forse più critici che potrebbero essere approfonditi meglio sicuramente con l'aiuto di Luisa Lama, della biografa, per esempio, insomma, quello in cui lei fa la staffetta partigiana, e poi appunto altri ricostruiti pedissequamente su testimonianze di Nilde Iotti, come il dialogo che c'è fra loro due, appunto fra Iotti e Togliatti, sulla libreria da costruire a casa, e altri appunto momenti ricostruiti invece dalle testimonianze degli ospiti invitati. Quello che mi viene da dire a conclusione, diciamo, e come provvisorio punto di arrivo di una riflessione che però è davvero soltanto abbozzata, anche proprio veramente per la difficoltà di accedere a qualsivoglia archivio nel corso di quest'anno, è che la figura di Nilde Iotti, e appunto volutamente io ho tenuto fuori da questo discorso i momenti proprio istituzionali che godono di una rappresentazione più nota e anche di un consenso, insomma, più unanime, come è stato raccontato, la rappresentazione di Iotti si svincola appunto all'interno del dibattito pubblico e anche grazie alla televisione da a quello lì appunto di segretaria prima e poi soltanto voce accanto a quella di Palmiro Togliatti, e dai primi anni 60 diventa una figura autonoma molto cercata, molto amata, e che appunto in qualche modo aprirà la strada poi alla sua autorevole presenza nel dibattito politico degli anni 70, che poi la porterà appunto a diventare accettata, insomma, a grande maggioranza, prima presidente donna della Camera. Su questa invece ultima ricostruzione, e su questa chiudo, però vorrei fare una riflessione che non riguarda soltanto Nilde Iotti, ma più in generale la ricostruzione storica dei comunisti italiani, diciamo, nella televisione degli ultimi 30 anni, per così dire. Anche questa fiction, come tanti documentari e tanti momenti, insomma, di finzione che sono stati messi in scena negli ultimi anni, in qualche modo ci racconta i comunisti, Iotti compresa, attraverso due punti di vista che sono normalmente quello dell'ortodossia e dell'eccezione. Cioè c'è sempre un modo manicheo, e questa fiction non sfugge in qualche modo a questo sguardo, che è quello lì di raccontare i comunisti italiani dentro una storia appunto da un lato di grande ortodossia appunto politica, e dall'altro invece di eccezionalità, per cui dentro ci sono stati gli eterodossi, che così, cioè non c'è mai la normalità dell'eterodosso, anche appunto questo rapporto atti Iotti, che alla fine è così normale che esiste, insomma, malgrado tutte quante le polemiche che ha suscitato dentro il partito, è comunque insomma in qualche modo sempre schiacciato appunto in questa duplice lettura dell'eccezione e dell'ortodossia. E sono contenta di aver potuto riflettere anche su questo, insomma, a partire dalla riflessione su Nilde Iotti, perché era una riflessione che appunto venivo da fare proprio relativamente anche alla figura di Gianni Rodari, e che credo sia una riflessione interessante da approfondire in vista del prossimo centenario del Partito Comunista, quando spero torneremo a parlare appunto di figure come quella di Nilde Iotti
e di lei e di tante altre donne che hanno fatto grande la storia non solo del Partito Comunista, ma appunto dell'Italia Repubblicana. Grazie di aver avuto la pazienza di ascoltarmi alla fine di questa lunga giornata e buon proseguimento dei lavori.